Rispondiamo al ministro Giannini come ANIEF dicendo che chiaramente è illegittima l'esclusione di tutti i laureati, di tutti anche i diplomati ITP e comunque di tutti coloro che stanno frequentando dei corsi che porteranno al conseguimento dell'abilitazione. Questa esclusione della procedura concorsuale di fatto viola la Costituzione, viola il principio di affidamento, ma anche di buon senso, perché molte di queste persone insegnano nelle nostre scuole, alcuni addirittura da anni, e hanno quindi già maturato il diritto a essere considerati degli insegnanti e quindi secondo la Costituzione anche a partecipare per farsi valutare proprio nel merito. E sbaglia anche chi invita a non ricorrere, perché la nostra Costituzione dice chiaramente che ogni cittadino ha diritto a ricorrere contro gli atti della pubblica amministrazione. Contro il precedente bando concorsuale ANIEF ha ricorso, addirittura anche lì si vietava ai giovani laureati di partecipare come docenti di ruolo, e anche lì abbiamo vinto con sentenze definitive. C'erano 10 motivi per ricorrere contro il bando del ministro Profumo, tutte e 10 volte abbiamo vinto con sentenze definitive del TAR e del Consiglio di Stato. Quindi invitiamo tutti coloro che credono che la loro aspirazione sia quella di insegnare a presentare una domanda cartacea, a rivolgersi anche ai nostri studi, ad aderire al ricorso entro il 30 marzo e poi daremo di nuovo la parola al Tribunale per sapere chi ha ragione, chi ha diritto e se nella scuola deve entrare il migliore.